Radio Radicale, siamo con l'onorevole Rizzetto di Fratelli d'Italia per parlare sia della scelta delle province autonome di Trento e di Bolzano di tenere aperti i bar e i ristoranti in orari difformi rispetto al DPCM, ma anche della polemica che c'è stata ieri sera qui sul ristorante di Montecitorio. Allora, ci spiega che cosa è successo? Voi ieri siete intervenuti in una fase convulsa delle dichiarazioni, di voto durante un emendamento sul provvedimento sull'omotransfobia. Che cosa avete denunciato? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, dico che la provincia autonoma di Trento e Bolzano hanno preso una decisione da provincia autonoma, evidentemente, nel senso che vanno a mettere di fronte al DPCM quello che fondamentalmente sono i voleri dei propri lavoratori, dei ristoratori, dei baristi, di tutti coloro che invece in barba al DPCM dovrebbero evidentemente chiudere alle ore 18. Io ritengo però, vede, che il problema fondamentale sia un altro. Nel senso che non è che alle 19 il Covid voglio dire, viene trasmesso e all'una, alle 13 il Covid non viene trasmesso. Probabilmente il primo ministro Conte, il governo, avrebbe dovuto fare una valutazione preventiva rispetto a tutto quanto accaduto, capire gli errori, Covid center, tracciamento, immuni, mascherine, piuttosto che voglio dire scuole o qualcosa del genere, e innalzare evidentemente anche le misure e le soglie di attenzione in termini di presidio sanitario rispetto a ristoranti, palestre, eccetera, eccetera, o anche la scuola evidentemente, o soprattutto i trasporti, cosa di cui evidentemente ancora si parla molto molto poco, e agire di conseguenza. Hanno preso una decisione unilaterale e quindi è chiaro che alcune regioni, attenzione, non soltanto la provincia autonoma di Trento e Bolzano, ma anche ad esempio la regione Friuli Venezia Giulia, dove Fedriga si è detto evidentemente contrario a questo DPCM, stanno prendendo dei contropovvedimenti. Vedremo quindi come andrà a finire. Non li ha presi ancora? No, li stiamo per prendere, li sta per prendere evidentemente. Lei sarebbe contrario A che cosa? alle de decisioni di Fedriga? No, io non sono contrario alle decisioni di Fedriga, poiché voglio dire sarebbero decisioni prese con un po' di sale in zucca. E quindi anche sotto questo punto di vista si creano dei tavoli di lavoro che una volta dimenticate centinaia di task force che oramai non servono neanche più a niente a questo punto, perché il presidente Conte chiede consigli direttamente a coloro che sono interessati a questo, allora si prendono delle decisioni. Ad esempio, se in un ristorante si mostrano e si rispettano le distanze di sicurezza, le mascherine, ci sono i congiunti, eccetera, eccetera, io non capisco perché effettivamente non si possa aprirlo anche dopo le 18. Avremmo potuto chiuderli con una fase intermedia e con una decisione mediana attorno alle 22, se il problema è la movida, però se il problema è la movida, i ristoranti, gli assembramenti, poi tra l'altro il DPCM non parla di assembramenti, parla di blocco della mobilità, della socialità evidentemente fra le persone, allora serve anche intervenire in altri ambiti, perché non è che da una parte si prende il Covid e da un'altra parte non si prende il Covid. Quindi ci sono evidentemente delle proteste che io spero non vadano a sfociare in violenza come abbiamo visto, ma in proteste evidentemente civili. Per quanto riguarda il resto, Il ristorante della Camera, che cosa è successo è ieri? successo che ad un certo punto, ieri pomeriggio, hanno iniziato a circolare delle agenzie di stampa laddove si diceva che il ristorante della Camera sarebbe rimasto aperto per i deputati sino alle 21. Allora, senza, voglio dire, utilizzare una furia ideologica che non mi appartiene, dico e faccio uno più uno. Se i ristoratori alle 18 chiudono, anche evidentemente il ristorante della Camera alle 18, o la mensa della Camera, alle 18 deve chiudere, perché non esistono figli di un Dio minore su questo pianeta, tanto per Neanche citare. l'autodichia. Neanche in questo caso l'autodichia, esattamente, so che è un tema a voi molto, molto caro, ma esistono semplicemente le regole. Cioè, io ho chiesto ieri sera in aula al presidente Fico che interpellasse il premier Conte affinché il premier Conte ci dicesse se il ristorante della Camera o la mensa della Camera dei Deputati uscisse dal solco del Ecco, DPCM. ma Fico che cosa ha fatto? L'ha chiusa seduta stante In la... seduta stante ha chiuso il ristorante, quindi avrebbe potuto comunque iniziare con un minimo di discussione. Cioè, il messaggio è sbagliato, il messaggio rispetto alle persone che si vedono da fuori è evidentemente sbagliato rispetto al ristorante, perché le persone che si guardano da fuori, i ristoratori, ma anche, voglio dire, i nostri concittadini, dicono allora loro possono e noi non possiamo. Secondo me è un messaggio molto sbagliato e sono scivolati evidentemente su una clamorosa buccia di banana, e io mi sono alzato e l'ho denunciato in aula. Grazie a Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.